Salve a tutti e ben ritrovati. In questo video tutorial vedremo come poter convertire un qualsiasi file audio in altri file audio. Se ci troviamo un file audio con estensione per esempio di tipo AAC o M4A o Windows Media Player o qualsiasi altro tipo di formato, lo possiamo convertire in, per esempio, in MP3, lo possiamo convertire in WAV, lo possiamo convertire come vogliamo. Abbiamo questo sito che gratuitamente ci permette di convertire per l'appunto questi file audio. Per esempio, io avevo una registrazione del mio iPhone che in formato M4A e lo volevo convertire in formato MP3. Allora, cosa dobbiamo fare? Andiamo sul sito che, come al solito, vi lascerò sotto in descrizione, che sarebbe questo qua, Convertio. Non dobbiamo far altro che prendere il nostro file da convertire e trascinarlo all'interno dove c'è scritto scegli file. Una volta posizionato all'interno, dobbiamo scegliere il formato della conversione. Per esempio, scegliamo MP3. Fatto ciò, dobbiamo solamente fare converti. Attendiamo il caricamento e in alcuni istanti vedremo che lui avrà fatto la conversione. Questo è un'applicazione che ci dà questo sito internet e quindi ci permette di convertire questi file in maniera gratuita. Ovviamente sul loro server non resterà nessun tipo di residuo, perché entro 24 ore verrà cancellato, e siccome è abbinato al nostro indirizzo IP, nessun altro potrà accedere momentaneamente al quel file che noi stiamo cercando di convertire. Terminata la conversione, non dobbiamo fare altro che scarica, e vedremo che il nostro file verrà scaricato per l'appunto in base alla cartella di destinazione che avete del vostro browser. Vi ritroverete il file, altrimenti basta cliccare sulla freccetta e fare mostra file nella cartella. Questo sarà il nostro file con estensione MP3 convertito in maniera del tutto gratuita. Una limitazione che ha questo sito nella versione gratuita è quella che non possiamo caricare file più grandi di 100 MB, ma ovviamente, come tutti sappiamo, file audio solitamente sono nell'ordine di alcune decine di mega, quindi problemi non ce ne dovrebbero essere. Però eventualmente, se avete file di grandi dimensioni, potete registrarvi e elevare questa limitazione. Ovviamente ci sarà un costo mensile o annuale. Questo tutorial noi lo stiamo facendo perché se voi vi trovate ad avere un file con estensione X e dovete fare una conversione al volo, questa è la maniera più semplice e più rapida per poter convertire per l'appunto un file audio in qualsiasi altro formato. Come al solito, se questa guida vi è sembrata utile, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale, condividete questo video e attivate la campanellina. Ciao, al prossimo tutorial.